Benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata di Focus, il nostro programma di approfondimento giornalistico. Oggi parliamo di generosità, di dono. Vedete già il titolo che abbiamo dato a questa puntata, App Aido, generosità in digitale. E ne parliamo con due ovviamente addetti ai lavori, sono con noi, li ringrazio ovviamente per aver accettato grazie il nostro invito. Katia Drocco dello studio Romboli, che si è interessata di questa App Aido, dopo entreremo nei particolari. E Mauro Marchiani, che è il presidente regionale appunto di Aido. Benvenuti a entrambi. Allora, signora Drocco, entriamo subito nell'argomento. Che cos'è App Aido? Allora, App Aido è il tentativo di portare anche in digitale la manifestazione di volontà a dire sì, quindi a diventare donatore di organi. Quindi abbiamo provato a digitalizzare questo processo perché appunto in Italia, ma non solo in Italia, perché di fatto è il primo tentativo anche europeo, perché nel contesto degli Stati Uniti esiste già, ma in Europa Aido è la prima a fare questo processo e questo percorso, proprio per riuscire ad andare incontro sempre di più alle persone, per portare loro la cultura della possibilità di diventare donatori, ma anche per metterli in condizione di farlo veramente in pochissimi secondi. Ci siamo interessati di questo argomento anche perché la signora era presente allo studio Romboli, che non solo coloro i quali hanno fatto questa app, ma è romagnola, quindi noi che siamo un po' di parte, diciamo, ci siamo subito interessati siamo a questo argomento. Presidente, come mai vi è venuta l'idea di spingere per avere un'app? Allora, l'idea è stata della nostra presidente Flavia Petrin, che ringrazieremo sempre per aver avuto questa intuizione. Capitò in una situazione un po' fortuita, lei al telefono in treno, anche perché noi siamo volontari, quindi sottolineiamo, tutti volontari coloro i quali lavorano in nel momento in cui ci muoviamo in macchina, in treno, spesso si fa in macchina con la voce, in treno col telefono, e sentirono una sua telefonata, capirono che aveva a che fare col dono, diciamo col dono. Così. Erano dei ragazzotti, giovanissimi, avevano circa 18-20 anni, quindi persone giovani, dissero ma che bella cosa, ma che cosa si occupa? Entrarono nel discorso, naturalmente Flavia è persona estremamente carismatica. Quindi li ha convinti anche, subito, insomma. Ma neanche convinti, parlando della sua voglia di fare in Aido, passò a loro questa voglia di essere anche loro donatori. E loro dissero, benissimo, com'è che facciamo? E tirano fuori i cellulari. E lì Flavia sbiancò perché purtroppo all'epoca non era possibile se non con l'atto olografo, che è un atto anche abbastanza complicato, deve essere compilato bene, con tutte le sue firme, che oltretutto quel giorno non aveva nemmeno dietro. Perché tra e lì la Presidente si rese conto che serviva. Okay, basta, non possiamo più fermarci all'attolografo, dobbiamo fare anche lo scatto in più. Ha avuto questa bellissima intuizione, ha avuto la fortuna di incontrare lo studio Romboli, perché siamo onesti, se non ci fosse stato questo connubio di una direzione nazionale che vuole andare in quel verso, di incontrare lo studio Romboli, di avere dei direttori della comunicazione come Francesca Boldreghini, che ha spinto tantissimo, una giunta coesa nel voler fare questa cosa, non ci sarebbe mai arrivata. Ma come si fa a fare un'app? No, probabilmente un'app può essere un po' più facile. Questa app è stata problematica, ma è stata problematica in questo percorso di difficoltà che man mano che si progettava e si andava avanti, c'è stata un'esternalità positiva anche di un valore che è stato riconosciuto da più soggetti. Perché ovviamente un conto è una manifestazione di volontà fatta con la certezza che la persona che esprime quel consenso sia effettivamente quella persona, un conto è farlo in un contesto digitale, virtuale, in cui riconoscere la effettiva persona è un po' più complesso. Però ecco, diciamo, il valore di questo percorso e di questa complessità in realtà ha dato delle esternità positive, dicevamo, proprio perché la funzione che Aido svolge ormai veramente da tantissimi anni in Italia, e lo fa appunto senza sovvenzioni pubbliche, con la sola forza del volontariato, in realtà appunto è stata riconosciuta la sua funzione pubblica, cioè l'agire, l'essere, avere una funzione pubblica appunto che riesce a svolgere, e questa è la ragione per cui appunto nel dialogo con tutti gli interlocutori che sono entrati in gioco e che sono veramente tantissimi, è stata riconosciuta la possibilità per Aido di utilizzare in questa app appunto lo SPID. Okay? Quindi, cioè sarebbe l'identità? L'identità digitale. Digitale, esatto. Non sono tanti coloro i quali sono autorizzati, cioè lo Stato? Solo l'ente pubblico.
pubblico, esatto, solo l'ente pubblico, ma di fatto AIDO svolge effettivamente in questo suo ruolo per poter ottenere il consenso, la donazione degli organi, una funzione pubblica, proprio perché poi dialoga ovviamente anche col centro Diamo qualche notizia specifica. Come si fa, allora, accendo e apri il telefonino? Accendo e apro il telefonino, cerco, e vado, in base al fatto che io lo scarichi da un sistema Android o da un sistema iOS, perché sono state sviluppate due app per i due sistemi, me la scarico. Una volta che me la sono scaricata... App AIDO si chiama, giusto? App AIDO. Esatto. Me la scarico e una volta che me la sono scaricata inizio a leggere, inizio a capire che cosa... E da lì si è guidati verso la donazione. La procedura. Io posso tranquillamente scaricare l'app e unicamente leggere, informarmi, anche perché poi, appunto, no, ne parlavamo, c'è tanta disinformazione, quindi il ruolo principale di AIDO non è, come dire, quello di arrivare all'espianto di un organo, al trapianto di un organo, ma è quello di creare cultura sul tema. Quindi l'app ha una prima funzione, che è quella di iniziare a tranquillizzare le persone sul come funziona, okay? Poi io posso scegliere di completare la mia procedura e quindi dire anche sì. Diventare un donatore oppure sono stato solo informato. Posso anche tenere la mia app sul telefono e leggere le notizie che arrivano per informarmi e iniziare a pensare a questa opportunità. Certo. Un elemento dell'app che infatti agisce anche il ruolo che poi ha la missione di AIDO è quello appunto di creare cultura da una parte, contrastare le fake news e dall'altra ovviamente anche portare temi attorno al tema della salute. Perché uno degli obiettivi è quello di fare in modo che nessuno di noi abbia mai bisogno di un organo. Voglio sottolineare, lo studio Rombole è una società benefit, introdotto intorno al 2017-2018, se mi ricordo bene, un nuovo tipo di società dove, parole povere, non vi interessate solo al profitto, fondamentale se non l'azienda crolla. Se no non paghiamo gli stipendi, però. Ma anche attività sociale come quella che... Esatto, sia lo studio Romboli che B4 Digital, che è l'altra società che abbiamo fatto nascere, che gestisce proprio tutta la parte di sviluppo digitale, hanno scelto di essere società benefit, quindi c'è un'attenzione ovviamente a chi lavora con noi e un'attenzione all'accompagnamento rispetto ai progetti sociali che seguiamo, quindi di fatto chiaramente si va oltre il lavoro e si fa, gli sviluppatori che hanno lavorato a questa app hanno lavorato a Ferragosto di domenica, di notte, e li ho visti piangere quando l'app è stata rilasciata sui sistemi, veramente commossi, e quando vedi le persone così vuol dire che hai lavorato anche bene in un progetto. Presidente, penso a me stesso, siccome sono un po' imbranato sul telefonino, diciamo, rimangono valide tutte le altre procedure, diciamo così, cartacee per assolutamente arrivare... Sì, i metodi, diciamo, in uso e formali sono tutti validi, che li ricordiamo velocemente: l'atto tramite AIDO, l'atto olografo, oppure tramite i comuni con la scelta in comune quando si va a fare la carta d'identità. E quindi qui l'appello: siate pronti, pensateci prima, perché quando si arriva a fare la carta d'identità in un secondo ci troviamo. Devi rispondere sì o no? Esatto, bisogna averlo pensato prima, non lo si può fare all'ultimo momento. Poi c'è sempre l'ASL con i suoi URP, gli uffici di relazioni col pubblico, che può raccogliere sia le volontà di donazione, sia i cambi di idea. Diciamo, se uno cambia idea, rivolgendosi all'app può risolvere qualsiasi problema. Così diciamo che copriamo a 360 gradi tutto il ventaglio di possibili donazioni, sia i giovani, i meno giovani, gli anziani, chi sa fare col telefonino, chi invece proprio come me è costretto. Però ecco, un invito che faccio è l'app, anche per chi non sa fare, che ci provi, perché tanto male non fa, male che vada arrivano informazioni, come quelle della prevenzione, che non è da poco, grazie all'Unione Italiana delle Chiese Cattoliche Adventiste del Settimo Giorno, che hanno finanziato, quindi anche qui un trade union, cioè un'unione di persone che vogliono raggiungere un obiettivo, che è quello della salute, e in questa app uno può trovare tante nozioni utili per la prevenzione, che vale da tutte le età. Perché se sei in salute non hai bisogno di trapianti, e se non hai bisogno di trapianti non c'è bisogno di ricevere gli organi. E se sei in salute ti mantieni in salute per donare i tuoi organi proprio in salute a chi ne avrà bisogno quando non ci sarai più. Esatto. Come va questa app? Allora, nelle prime, il 26 settembre, che è la giornata nazionale appunto in cui AIDO ha lanciato questo progetto Digital AIDO, quindi dal 26 settembre a oggi, a due settimane, diciamo, le prime due settimane sono andate molto bene, perché sono stati oltre 1300 i download dell'app, quindi sono state scaricate, cioè sono stati i consensi, scusatemi, sono stati 1318, di cui 498 dall'app e invece un 798 ancora dalla parte web, quindi dall'altro pezzettino del Digital AIDO. Comunque quei ragazzini incontrati in treno adesso l'età media hanno già... Esatto,
l'età media di chi poi ha espresso anche il consenso, quindi ha detto sì, voglio diventare donatore di organi, è scesa perché è 37 anni, che appunto ha fatto scendere molto l'età media attuale di Aido, quindi un primo successo, come dire, è già stato raggiunto in questi numeri. Certo. Calcoliamo che appunto sono quasi 9.000 le persone che purtroppo sono, no, come dire, in attesa, in lista d'attesa, quindi ogni download, ogni app scaricata in più di fatto è un'opportunità per quei 9.000, certo, di poter ricevere un organo. Presidente, come vanno le donazioni? Perché mi immagino che il Covid vi abbia un po' messo i bastoni tra le ruote. Assolutamente, allora siamo onesti, il Centro Nazionale dei Trapianti ha retto bene la situazione Covid e i trapianti nel 2020 soprattutto hanno avuto sì un calo, ma non così sostanziale come lo si potrebbe pensare con una pandemia che blocca tutte le attività. E purtroppo però il calo nel 2021 sta aumentando, quindi occorre correre ai ripari e trovare il sistema migliore per avvicinarsi alle persone, per potergli spiegare, perché tanto alla fine si tratta di cultura. Uno la cultura se la fa interagendo con gli altri, apprendendo, discutendo e trovando soprattutto le risposte alle proprie domande. Anche qui l'app torna molto diciamo in auge, perché nell'app ci sono le cosette FAQ, no? Le domande ad alta frequenza, che possono togliere tantissimi dubbi alle persone di qualsiasi età. Certo. Le fake news purtroppo in internet, Facebook. Dopo parliamo anche delle fake news. Adesso però voglio fare vedere uno schemino dove si riferisce al 2020, come sono andati i trapianti, come numero proprio di trapianti. Ecco, qui lo vedete, 1907 trapianti di rene, 1201 di fegato, 239 di cuore, poi polmoni, eccetera, eccetera. A proposito, Presidente, si può trapiantare ovviamente dopo essere deceduti, ci mancherebbe, ma anche da vivi. Sì, diciamo che nella situazione italiana, dove ancora i trapianti da persone decedute, quindi post mortem, non riescono a supplire il bisogno di organi, spesso le persone in lista d'attesa, dobbiamo dirlo, muoiono. Non ricevono quel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, dove la salute è un diritto e dovremmo essere tutti curati. In questo caso la cura non arriva. Serve un cuore, non arriva. Il cuore non arriva, la persona muore. Ecco, diciamo, purtroppo per organi singoli come il cuore è essenziale, è impossibile prenderli da vivi. Certo, sarebbe un omicidio. Esattamente. Per gli organi doppi c'è la possibilità del trapianto da vivente, che sta avendo grandi successi. Ricordiamoci che nella nostra regione, siamo orgogliosi, ci sono tra i centri migliori per il trapianto da vivente. Ho conosciuto i trapiantologi di Modena, persone bravissime, affermatissime e preparatissime, ma anche gli altri centri si occupano del trapianto da vivente. Il trapianto da vivente quindi può porre rimedio a una situazione, cioè più che perdere il mio caro, piuttosto gli dono un rene e gli permetto di andare avanti. Il fegato, no, è un organo strano perché si riproduce. Sì, esattamente, è singolo. Quindi possiamo tagliare un pezzo, il fegato. Possiamo, correttamente dovremmo dire, possiamo esportarne un lobo. Un lobo. Perché tagliare il fegato è una cosa pericolosissima, si morirebbe. Invece, io non sono un dottore, quindi parlo un po' dagli orari. Lo diciamo proprio perché è giusto che la gente comincia a imparare, togliendone un lobo, che è una piccola parte del fegato. Questo viene trapiantato e genererà un fegato intero, e nel frattempo il nostro si rigenererà. Rigenera il suo lobo. Esattamente, il suo lobo quindi mancante. Il fegato è strano, è particolare, e grazie a Dio è così, e l'abbiamo scoperto e lo si può fare. Signora Katia, il Presidente ha parlato di fake news, voi che siete sull'argomento, nel senso che vi interessate, lavorate, quali sono le principali fake news che avete riscontrato che riguardano l'Aido? Beh, qua c'è appunto, chiaramente le fake news, come sappiamo, circolano molto velocemente, no? Quindi effettivamente poi fanno molti danni, poi per rimediare, far sapere la verità ci vogliono mesi se non anni. Sì, ci vuole un lavoro che è decuplicato, ecco, e non sempre si riesce a recuperare di fatto, ecco, quello che è il danno che hanno generato.
Chiaramente siamo in un sistema, quello italiano, assolutamente stratutelato dal punto di vista sanitario sul tema dei trapianti, però ovviamente ecco, le fake news cosa fanno? Vanno veramente a creare questa cultura negativa del fatto che può sembrare che se uno poi ha manifestato la volontà a donare gli organi, magari ecco, quando sono lì sul punto di morire, magari non mi guarderanno proprio come gli altri perché così possono prendermi tutto il possibile. Questa, come dire, è un esempio banale, però è un esempio che ahimè in realtà invece, come dire, circola molto, molto diciamo facilmente. Diciamo che è tutto l'opposto in realtà. In realtà è tutto l'opposto. Se sei donatore vieni proprio guardato in ogni virgola, perché i tuoi organi devono essere sani per poter andare alla persona dopo, se no faremmo danni, quindi ti guardano 100 volte di più, non che non curino l'altro. Le cure generali vengono date a tutti per sopravvivere. Certo. Nel caso del donatore ci si sofferma proprio a guardare le minuzie, oseremmo dire, per capire che sia perfettamente sano e che non ci siano pericoli nel trapianto. Certo. Quindi è un esempio, la fake news dice il contrario, no? Esatto. Tu sei zac zac, arriva Zorro. Sei ancora vivo e ti tolgono. Che non è assolutamente vero. Diciamo un accertamento di morte normale viene fatto su una persona che ahimè è venuta meno. Nel caso del donatore ci deve essere, oltre alla diagnosi, anche un accertamento rigorosissimo che viene fatto tutte le volte che deve essere fatto, ma nel caso particolare del donatore l'accertamento della morte avvenuta per motivi cerebrali è rigorosissimo, viene fatto da un'equipe, quindi è impossibile, anzi il vivente, che sia in coma, che sia in stato vegetativo, che sia in qualsiasi condizione, non può donare. Certo. Solamente chi è dichiarato deceduto, altrimenti non può. E sul Covid, gli organi infetti del Covid, come siamo messi? In realtà hanno fatto danni, subito, perché come abbiamo sempre detto, l'organo deve essere sano. Se la persona è infettata, non veniva inizialmente, cioè venivano scartati in automatico. Ora, grazie a tutti gli studi, anche le possibilità di cura che ci sono, che stanno venendo avanti, anche l'organo di una persona morta col Covid, perché non è detto che sia morta di Covid, è morta con quell'infezione, può essere, l'organo può essere trapiantato o in una persona che ce l'ha già o in una persona che quasi certamente può sopportare, diciamo, la cura a questa malattia. Partiamo dal presupposto che chi riceve l'organo è veramente con una bella spada. Morirebbe se non ci fosse il trapianto. Quindi è un'opportunità. È un'opportunità che non viene più buttato via. Certo. Allora la frontiera dei trapianti è in continua evoluzione. Fino a qualche anno fa anche l'ammalato di HIV non poteva donare. Oggi può, perché l'infetto di HIV non ha nessun problema a ricevere un organo di una persona malata di HIV. Quindi sono, diciamo, la frontiera del trapianto è in continua evoluzione. Certo. Non ci dobbiamo porre noi l'idea del il mio organo è buono o no. No, non dobbiamo farci questa domanda. Dobbiamo porci la domanda: io voglio fare qualcosa per gli altri, io voglio donare. La salubrità, l'idoneità, il fatto che un organo possa essere trapiantato spetterà a deciderlo ai medici del trapianto e non a noi. Come andiamo sul versante della privacy per quanto riguarda questa nuova app? Beh, ovviamente anche qui è stato molto rigoroso il lavoro svolto, perché chiaramente si ha a che fare con un tema delicatissimo, è un tema che deve poter tutelare oltre misura la persona che fa questa scelta. Quindi sia che avvenga appunto nella modalità tradizionale e sia che avvenga in modalità digitale, tutta la procedura della privacy non solo è stata attentamente studiata da chi ha competenze in materia, e qui sono entrati in gioco non solo professionisti della privacy ma anche professionisti ovviamente del mondo digitale, quindi che sono come dire, che sanno applicare il contesto e la norma sulla privacy anche rispetto alle nuove tecnologie, perché chiaramente qua il lavoro d'equipe è stato fondamentale. Per cui qua c'è stato un lavoro rigoroso e c'è una rigorosa osservazione in itinere, quindi ovviamente non è che il lavoro è terminato, okay? Ma ci sono delle persone che ovviamente sono state nominate e incaricate di vegliare da questo punto di vista. Però tutta la procedura è stata ovviamente espletata e dal punto di vista della privacy non c'è nessuna problematica. Anzi, Aido ha scelto di fare un investimento anche ulteriore che comunque non era necessario, come dire, dal punto di vista della norma, ma ha anche scelto di aggiungere poi un tassello ulteriore che è quello proprio di marchiare dal punto di vista digitale, quindi con delle marche temporali, è il momento della effettiva scelta di dire sì, quindi in modo da essere certi anche che appunto non solo l'identità digitale, ma non solo la privacy, ma anche il fatto che
quella scelta è avvenuta in un determinato momento, in una determinata data, e questo è pure attestato. Adesso però andiamo un po' nel prosaico. Un'iniziativa di questo genere ovviamente ha un costo. Certo. Chi paga? Allora, in questo caso appunto con il nostro studio si è messo a disposizione di Aido e abbiamo sostenuto Aido proprio nell'ottenere un finanziamento del Ministero del Welfare che ha permesso di avere i fondi necessari per digitalizzare, quindi era proprio un bando per le organizzazioni di volontariato, per il mondo del volontariato, per digitalizzare queste organizzazioni. Ovviamente questo è avvenuto nel 2020, quando la digitalizzazione è per forza è stata la nostra salvezza, proprio per evitare di perdere ancora consensi. Quindi di fatto il Ministero, abbiamo vinto questo bando e a dicembre 2020 abbiamo avuto l'ok dal Ministero proprio per questo finanziamento. Il finanziamento ha coperto lo sviluppo e oggi permette di promuovere anche l'app. Lo studio Romolo con questa iniziativa ovviamente si è fatta anche, diciamo così, un'esperienza, una cultura in materia. Pensate di sviluppare anche in altre direzioni queste vostre capacità acquisite? Sì, effettivamente il tema dello sviluppo di Digital Aido ci ha permesso di crescere, ci ha permesso di imparare, anche di veramente scontrarci con tutta una serie di dinamiche, anche normative che assolutamente non conoscevamo, e quindi ci siamo arricchiti molto da questo percorso. Il bisogno di digitalizzare alcuni settori, alcuni strumenti effettivamente sta emergendo, e giusto la scorsa settimana appunto a Roma parlavo con dei ricercatori del mondo sanitario che mi chiedevano proprio: ma come possiamo trasformare in un'applicazione digitale, come può essere quella che avete realizzato per Aido, ad esempio per il mondo della ricerca? Pensate oggi tutte le persone che entrano dentro dei training clinic dove di fatto devono compilare questionari, rispondere a interviste durante un percorso magari di studio e osservazioni sulle pratiche alimentari, piuttosto che usano ancora il Word via mail, che scarico, ricarico. Sì. Allora anche qui riuscire invece a digitalizzare tutto il mondo della ricerca e andare incontro al bisogno che i ricercatori hanno di poter raccogliere dati è un tema ad esempio interessantissimo, ma banalmente stiamo dialogando anche col Banco Alimentare per poter pensare a un'app che permetta ai volontari di comporre un pacco alimentare per i beneficiari che appunto non hanno da mangiare, cercando di capire come comporlo dal punto di vista della salute nel miglior modo possibile, in particolare quando sono mamme o bambini piccoli. Come il mondo digitale, la digitalizzazione è immenso e ci sono tanti territori vergini. Esatto, e in alcuni casi quando poi ci vedi l'utilità, pensare che ogni volta che ci arrivano i dati di quante app sono state scaricate, quindi ogni download, pensi che si trasformerà in qualcosa di effettivamente... Siete un po' orgogliosi. Sì, lavori bene. Diamogli un assist, visto che il direttore del Centro Nazionale dei Trapianti, visto il calo delle donazioni, ha pensato a una digitalizzazione, perché no? Lo studio Romboli ha già una grande esperienza sul dono proprio di organi, quindi potrebbe cogliere la palla al balzo. Lo faranno sicuramente. Senta, Presidente, perché uno dice no alla donazione? Quali sono i principali ostacoli, paure, insomma? Diciamo, soprattutto le paure. L'ignoto fa paura a chiunque, e quindi non sapere esattamente come avviene il processo donativo, come avviene, dicevamo prima, il riconoscimento e l'accertamento della morte cerebrale, sono tutti motivi che fanno pensare al fatto di: oddio, cosa mi succederà se dico sì, poi mi aprono prima ancora che io sia morto. Sono tutti motivi, diciamo, del no. Notiamo che dopo un incontro, dopo una normale spiegazione, queste, diciamo, opposizioni calano vertiginosamente proprio. Vuol dire che queste paure sono superabili. Poi ci possono essere dei convincimenti religiosi, anche se in realtà le religioni monoteiste nessuna vieta la donazione, quindi no per né cattolici, né ebrei, né musulmani, anche perché i musulmani riconoscono che è un beneficio, cioè chi riceve l'organo migliora qualitativamente la propria vita. Anche i testimoni di Geova non sono contrari al trapianto di organi. Quindi diciamo la motivazione religiosa non esisterebbe, soprattutto nella nostra cultura europea, però la gente non lo sa, magari non ne ha mai parlato, non ha mai preso in considerazione, e quindi nel dubbio la domanda: ma tu vuoi donare? Ma nel dubbio no. E questo è perché è facilistica, no, come situazione. È più facile dire no che sì. Esattamente. Però quel no può essere un qualcosa di grave, cioè il sì, un sì,
può salvare 7 vite. Ah, certo. Non è poco. Sì, anche perché ricordiamoci, Presidente, cioè, quando uno dona, non è che sceglie lui che organo donare, immagino. No, assolutamente, anzi, diciamo così, quando si inizia un processo donativo, se la persona è diciamo, papabile, candidabile alla donazione, e si prende quanto più possibile, quindi si possono salvare, dicevamo, 7 persone, certo, anche da un solo donatore. C'è un'età degli organi? Non c'è. Anche lì la frontiera una va persona avanti. Di 99 anni, in realtà, non è che il suo fegato sia ormai... Anzi, è stato dimostrato, trapiantando fegati di 90 anni, che in realtà, non dico sono migliori perché è sbagliato, ma sono ottimi. Sì. Perché? Perché hanno provato tutto, sì, hanno avuto 90 anni di esperienze. Ormai sono vaccinati contro tutto. Bravissimo. Mentre i fegati giovani a volte potrebbero avere dei problemi perché non hanno passato, diciamo, tutte le prove. Quindi queste frontiere, torno a dire, però sono frontiere che vengono superate ogni giorno. Quindi oggi non possiamo sapere cosa potrà avvenire nel momento in cui magari noi abbiamo detto sì, oggi moriamo tra 20 anni, può essere possibile. Magari la tipica domanda delle persone di una certa età: ah, ma io ormai sono vecchio, non sono più buono da niente. Assolutamente no. Anzi, abbiamo scoperto che gli organi collaudati, diciamo così, poi le corne sono quelle che non hanno un grosso problema di età. E poi in ogni caso l'età è sbagliato pensarla, perché c'è un'età biologica, sì, ma c'è anche un'età reale. Cioè vediamo ottantenni che fanno ancora jogging. E quindi vuol dire che hanno un fisico notevole ancora. Esattamente, quindi non c'è un'età. Siamo purtroppo arrivati al termine di questa interessante chiacchierata, non mi rimane altro quindi con Katia Drocco dello studio Romboli augurare buon lavoro, perché grazie. Mi sembra di capire che già ne avete fatto, ma ve ne attende. Speriamo. Tanto ancora, mentre invece con il Presidente Marchiani tutta la nostra ammirazione per il lavoro disinteressato che fate. Grazie. Quindi buon lavoro anche a lei, grazie per le tante cose interessanti che ci avete detto, e grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Grazie di cuore.